Ah, me lo dici così, raga? Due knock esotici così? Sto andando sopra anche io. Un cannone st'arma, ve lo giuro. Oggi siamo qui con la build incredibile dell'arma più forte del gioco, però da pad è un po' difficile da usare, però noi MK pari e siccome dobbiamo utilizzare la nostra skill per andare in mira, per tenere in culo, siamo avvantaggiati in certe situazioni. Oggi andiamo a vedere, secondo me è un setup anche da pad, solo che alcuni sono ancora fissati con la ISO, che è un po' più versatile sulla lunga distanza soprattutto. Però andiamo a vedere un attimo i dati. Allora, questi sono i dati, qua vedete i time to kill della ISO, delle due ISO. Una con i blackout, quindi con i colpi che ti aggiungono il danno, che però ti aumentano tantissimo il rinculo. E poi c'è la ISO base, che è quella con la riga gialla. La Cronen Squall, invece, guarda il time to kill, c'è qualcosa di assurdo. Certe volte sembra veramente di scoppiare la gente. Ha un rinculo un po' verticale e dopodiché diventa orizzontale, che però con un accessorio segreto che nessuno usa fino ad adesso, perché adesso poi lo sapete anche voi, diventa fondamentalmente no recoil più o meno, soprattutto da mouse. Allora, se voi andate a vedere il time to kill del Cron rispetto alla ISO, è praticamente un decimo di secondo in meno. Due decimi di secondo sulla ISO base e un decimo e mezzo di secondo sulla ISO con i blackout. Andiamo a vedere in testa invece, ragazzi, è qualcosa di assurdo. Cioè, se voi per sbaglio hittate in testa con la Cronen, riesce un time to kill di quasi 2-3 decimi di secondo rispetto alla ISO, che in un fight è tantissimo. Comunque la Cronen ha un danno assurdo, soprattutto in testa, 56 in testa, e poi nel neck e nel chest di 40. Quindi non è importante che voi spariate nel collo della persona, ma basta che voi spariate ad esempio in chest e togliete tantissimo. Ad esempio sulla ISO base il danno nel chest è 38 e 38, comunque ottimo danno, ma 2 in meno, soprattutto sull'headshot, lì cambia tantissimo. La ISO, nonostante abbia un ratio di fuoco più basso, ha anche un danno più basso anche in testa, quindi da non sottovalutare. La build è questa. Soprattutto vi aspetto in live sull'altro sito viola e la domenica con le private, solo sub, quindi avete il prime, non rompecela. La build è questa, ragazzi. Allora, non copiatela troppo e non usatela, non spammatela, perché effettivamente è troppo forte e poi mi trovo la gente che mi lasera, ok? Quindi per favore, grazie. Allora, Tempus GH5. Tanti usano il silenziatore base, il Talon, però ragazzi, la cosa assurda del Tempus, già togliamo il Tempus, andiamo sul poligono, chiudiamo un intero caricatore, partiamo più o meno da qua. Buildata senza Tempus, il recoil è questo. Vedete che è verticale, dopo una decina di colpi inizia ad andare in diagonale. Se ci andiamo a mettere la Tempus, raga, qualcosa di assurdo, ve lo faccio vedere. Soprattutto alcuni ci mettono come J-God, che però è un bot a giocare, e quindi non vi fidate. Lui ci mette il Sakin, ma non funziona il Sakin. Però lui non gioca COD, fa le build a cazzo di cane. Comunque, piccolo dissing. Guardate cosa cambia, non tengo il rinculo, il rinculo inizia a dare verso sinistra, i colpi qua vanno comunque dritti, mentre qui vedete che sbarrellate uno a destra, uno a sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, fatto così invece vedete è estremamente dritto. Vi faccio vedere corto raggio, medio raggio, lungo raggio. Aspetta che c'è prima la build a Papru. Papru me lo sono ricordato. Oh, 3000 danni 2 kill, veramente un signore. Se mi madre è tu madre. Siamo fratelli in realtà. Tu sei fratello maggiore, nonostante ne dimostri molti di più di te. Incredibile. Sei contento, Boco? Guarda, è genetica. Io gente close, frene. Subito a sinistra. Ma perché tu sei un signore, Boco? Magari un signore, ma nel senso signore di età, un signore proprio. Uno no, cato, no, frene. Ok. Da placare. Ok. La pistola, ovviamente. Quasi knock, quasi knock. Ovviamente non trovo armi. Tutto scarico, tutto scarico. Sto arrivando, sto arrivando. Vabbè, raga. Vabbè, raga, vabbè. Ma come possi? Quanta vita c'ha questo? Ma quanta vita c'ha? Tu l'hai provato X-Defiant, frene? Sai che io l'ho visto, mi ha fatto sboccare. No, più che altro il movement è quello di. È tipo quello di Warzone 1, no? Tipo, un po' alla lunga proprio. Cioè, alla lontana, diciamo. Tipo, per me non fa senso. Ma più che altro non ha senso. La domanda è. Sì, capito, però se non me la fa la domanda, io come faccio a rispondere? Anche lei però, Sono piccoli bidoni, frena, aspetta, aspetta, aspetta. Guarda, guarda, sono piccoli guarda, bidoni, aspetta, frena, arrivo. Vai, salta su. Piccoli bidoni qua alla pescheria di Gigiolone. Sali. Sto andando sopra anche io. Piccoli bidoni, tutti piccoli sei bidoni. Uno sotto. Sì, ma è già morto, Boco. Non c'è. Guarda qua, Boco.
Come no, non c'è. Guarda che c'è invece. Guarda che Boco. Porco due. Porco due. Ma come cazzo fai a non vedere? Ma è ovvio, te l'ha pingato qui, sarà qui per forza, no? Io vado a controllare qua dietro i vermi. Ma certo, lo sai che installò in questo gioco ci sono solo vermi che giocano? Cazzo, grazie, Terinchio, veramente troppo gentile. Di nuovo. Qual è il cane più diabolico? Non lo so, onestamente. Shot. Shot quello frena, bravo. Ma scusa, Boco, ma ti è stato già detto qual è il cane più diabolico? Il cane più diabolico? Non lo so, mi sa di no. Prova, non lo so. Era da almeno 30 secondi che non la sentivo. Qualche parte. Rete nemica violata. Individuo. Niente, ragazzi. Ma sai che ce l'ho rubata pensando fosse Teo? La battuta della canaglia. Trinchio, guarda, dopo 30 secondi non ha ancora fatto la battuta della canaglia. Il meme di quello che diventa tutto rosso in faccia. Dove stanno, Boco? Dove stanno i bidoncini? Non lo so, però là c'è stato uno che mi volevi uccidere, eh? Non sapete sai qual fare, è no? Il cane più diabolico che spaventa anche sì. I vampiri? C'è l'evoluzione di quella battuta di prima. Buonasera, presidente, sa perché il pene non va, ragazzi, a fare la spesa? Stronzo, ma no, che mi spara da lì. Perché vagina. Allora, ragazzi, non iniziamo questa storia, ragazzi, che è iniziato Trinchio, per favore. Non iniziamo questo fiume di circo, ragazzi, per favore. Fermiamo il circo prima che sia troppo tardi, grazie, se possibile. Reste così gentili da smetterla, ragazzi. Grazie. Ecco, poi iniziamo, eccola. A proposito, volevo complimentarmi con il Milan per la vittoria della Champions. Auguri al Napoli e viva la canaglia. Ma il bro veramente sta a fa così? Ma il bro veramente gioca dentro tipo gli scatoloni? Guarda come gira, guarda come rotea. Gino roteo. Guarda come rotea questo qua, come checco bomba. Guarda, i suoi amici TikToker. Guarda come roteava. Un cannone sta arma, ve lo giuro. Ho un Ockley e Rodi. Mi seguono. Sono fottuto. Sono morto. Rudy, coprimi, ti prego. Grazie, Frené. C'è un altro. Tornate in squadra. Bene. Grande Rudy, grandissimo Rudy. Mamma mia, Rudy, un nome. Rudy, grande Rudy. Sto usando Cronin e Vaznev. Però non l'ho ancora preso il loadout in realtà. Quindi sto usando una roba trovata a terra. Tutto bene, Boco? Sì, se vuoi venire. Tutto a posto? No, io sono dall'altra parte. Devo farmi questi due bidoncini, piccoli bidoni. Sì. Punto esclamativo armi, ragazzi. Stiamo usando delle armi anche noi. Cioè, stiamo usando armi non bianche. Cioè, quelli che sparano normale. Ah, me lo dici così, raga? Due knock esotici così? No, bro, ma tu avevi davvero il self-res, bro? Ma stiamo scherzando? Ma ragazzi, ma questo qua è il late game e si è comprato il self-res. Ma che scherziamo? Ma è veramente un bidoncino, allora? Ma è veramente un piccolo bidoncino, questo? Ma che scherza? Ma guarda Teo, veramente, soldi sprecati. Anche perché 3, 2... Ma schioppa adesso, che? Probabilmente sei Boco. Sicuramente il suo amico schioppa. Io, raga. Vedi, io te l'ho detto che il self-res era inutile perché comunque poi tornava a terra. Quindi tanto vale non usarlo. Fatto uno, fatto due, fatto tre. Chi te l'ha detto che ne ho fatti io? E shot frene quello pingato dietro di te? No, Ibrahim, non si usa lo scatto tattico. Su sta season, su sto gioco non si usa lo scatto automatico. Se no ti sentono quando devi andare piano. Non serve niente lo scatto tattico.